Beh, la mia carriera, io ho iniziato nel 1977, appena ho avuto 18 anni e ho potuto fare la licenza sportiva motociclistica. E ho fatto un anno con il 50, con un cinquantino Minarelli di un artigiano che ce l'ho ancora a casa, fortunatamente, e poi sono passato alle 250. Con quello che il mercato dava, gli amici più che altro, diciamo amici appassionati di moto che avevano piacere di vedere la loro moto girare e di dare l'occasione agli appassionati motociclisti giovani del posto di poter girare. Ovviamente, diciamo, quando erano disponibili perché si faceva tutto senza soldi, ovviamente, era solo per amicizia, era solo per passione. Quindi, quando il meccanico, quello che in quel momento lì, diciamo, era più bravo di me, aveva più esperienza, c'era bene, se no io mi dovevo arrangiare per conto mio. E c'è da dire che io ho sempre pastrocchiato attorno alle moto, dal Motom 50 che avevo, tutte le mie moto me le sono truccate, rotte, messe a posto, sempre da solo. E quindi questo è continuato anche lì. Facevo pilota, meccanico, cronometrista, autista, cuoco, tutto quello che c'era da fare per. Come fanno gli appassionati di adesso. Quando sono riuscito ad entrare in comune come operatore ecologico, per me, diciamo, è stata una vittoria. Almeno sapevi di avere uno stipendio fisso e sapevi, insomma, la vita da quella parte era un pochettino più tranquillo. E l'ho fatto fino al 97, quando dopo lasciai per i vari impegni che avevo con Aprilia, col team come collaudatore ufficiale. Marcellino, tu sei il collaudatore per eccezione, così per definizione. Ti chiedo una cosa, una curiosità. Cioè, se un pilota gira in 1,30 e un collaudatore gira 4 secondi più lento, può essere comunque un buon collaudatore? Cioè, il collaudatore deve essere veloce quasi come il pilota o non è necessario? Allora, bisogna vedere cosa i tecnici vogliono fare in quel momento. Allora, se devi cercare la prestazione per mettere a posto la ciclistica, non serve assolutamente niente. Se invece devi separare le prestazioni della moto, del motore, e riesci a farlo, per esempio, in rettilineo da una tot velocità a una tot velocità, riesci a fare queste, hai bisogno di sapere sui dati del motore, può anche essere utile, ma con 4 secondi, oggi come oggi, non serve assolutamente a niente. Capito? Certo. Oggi, come minimo, io credo che devi girare a un secondo dalla prestazione, secondo e due, dalla prestazione che fa il pilota ufficiale, per avere un'idea su quello che può essere perché poi anche, per esempio, l'elettronica, se io curvo piano quando gli vado a dare il gas, di sicuro la moto si impenne, c'è un controllo di trazione maggiore, c'è tutto. Una volta con due tempi, forse con meno elettronica potevi anche dargli delle indicazioni, ma così oggi come oggi penso che sia assolutamente inutile. Difatti cercano sempre dei collaudatori, ex piloti, se erano buoni era meglio. Senti, un'altra curiosità, le moto da Gran Premio escono tutte uguali, cioè telaio e motore, oppure ce n'è sempre una migliore dell'altra? Allora, anche lì ci sono tu definisci un telaio, lo fai costruire anche con tutti i carisma che sono, spessori, pieghe, tutto il resto. C'è sempre
una moto che ti dà quel feeling che un'altra non ti dà. Che poi magari se sei costretto ad usarla, dopo 4, 5, 6 giri riesci a prenderla. Però appena ci monti sopra, una ti dà subito un feeling che l'altra magari ci mette... E sono uguali, eh? A volte noi abbiamo fatto dei test, abbiamo invertito le sospensioni, abbiamo invertito tutto, proprio solo il telaio, e non era esattamente uguale, capito? Quindi, sai, sono tutte cose costruite che quando arrivi a certi livelli che cerchi proprio un niente, un pilota sensibile, secondo me lo sente. Senti, tu sei il re del Mugello, quanti chilometri ci avrai fatto come test? Beh, ascolta, ci ho girato, io ho fatto il collaudatore di aprile per 14 anni, quindi non sono stato solo quei 14 anni lì. Io nel 77, la prima volta che andai al Mugello, con un cinquantino Minarelli, e io correvo contro i Ringhini, contro moto molto più potenti della mia, feci il terzo tempo, te penso un po', il terzo tempo con un Minarelli 50 che aveva 11 cavalli e mezzo, mi pare, capito? Riuscii a fare il terzo tempo, quindi vuol dire che ho vinto le mie prime gare il campionato italiano, gare il campionato europeo. Quindi è un circuito che mi è sempre venuto bene. Capito? Non c'ho solo quello, io mi ritengo di essere andato forte a Barcellona, a Burno, in tanti circuiti, capito? Però quello lì c'è un feeling particolare, e di chilometri quanti ne avrò fatti? Parlavamo di 70-80 mila chilometri. Ascolta, Mugello, hai avuto hai fatto due gare più straordinarie, sono legate probabilmente al Mugello. 97, hai perso di un soffio da Max Biaggi. È stata più una sconfitta o una vittoria? No, è stata una grossa sconfitta per me. Una grossa sconfitta perché, sai, era l'anno che Max era andato via, quindi ero sicuramente una soddisfazione che davo ad Aprilia, a me stesso, sai, vincere una gara è sempre quello lì. E lì io, diciamo, ovviamente ogni pilota fa la sua cosa, io potevo vincere, ma la gara, diciamo, secondo me, la mia opinione, me l'ha fatta perdere Loris, che eravamo in lotta tutti e tre, quando lui all'ultima curva provò ad entrare su Biaggi, arrivò lungo e mi portò fuori anche me, che io dai dati della telemetria in quella curva lì ho perso 7 decimi dal solito, quindi capisci che sono arrivato di dietro per 30 centesimi, mi pare, per niente. Sicuramente avevo la possibilità di vincere. Poi dopo le gare sono gare, ogni gara ha la sua faccia. Ci racconti un po' il gesto delle quattro dita che hai mostrato a Biaggi superandolo? Allora, quello lì fu che ovviamente tanti amici, e c'erano chi erano tifosi di Max o tifosi di cosa. E allora gli dissi con loro, adesso quando gli passerò davanti al Mugello, lo saluto così vi saluto a voi queste cose qui. E quando sono passato davanti, ovviamente alzando la mano... Io ho fatto così, sai, 250 all'ora, ed è venuto fuori le quattro dita, come dire, io ho 40 anni, hai capito? Ma quello è stato un caso. È stato per fare vedere a questi miei amici che quando l'avrei sorpassato l'avrei salutato. Poi dopo c'ho proprio qui davanti a me la fotografia che mi fece un fotografo che veniva giù, e mentre veniva giù verso il box, noi passavamo, ha fatto la foto proprio mentre io alzavo il braccio con le quattro dita. E poi dopo è venuto fuori tutta una marea
di quelle cose lì, però l'intento era quello di salutare. Senti, con Max, Max non ha mai voluto compagni di squadra forte, forse è stato l'unico pilota con cui c'è stato un po' di, cioè, sempre un po' di nervosismo. Ma, voglio dire. Io Max, allora, io Max l'ho avuto già nel 90, quando lui era ancora junior, aveva appena iniziato con 250. Guidotti, che seguiva il coso, lo portò nel mio team, che mi seguiva lui con lo Z. Quindi l'ho conosciuto da quando ancora Max non era quello che era, capito? E ho sempre, ha sempre avuto quel carattere che l'ha distinto fin da piccolo, capito? Fin da piccolo, finché aveva iniziato. Si è visto subito che era uno che oltre al carattere aveva anche le doti per andare forte, giustamente. Però aveva il suo carattere di quanto correva. Ci siamo visti dopo e anche poco tempo fa, è una persona, diciamo, che ci si sta bene, ti saluta e tutto il resto. Allora, in quegli attimi lì, in quei momenti, ovviamente, lo sai, il primo rivale è quello che è nella scuderia, quindi lui brontolava. Poi sai, lo sai cosa c'è il discorso? Che io già allora avevo 40 anni, e quindi un ragazzo che ne ha 22-23 mi vedeva come suo babbo, come uno vecchio, uno che non doveva rompere le scatole, capito? Non è come adesso che la vita agonistica, vedi Pedrosa, vedi Valentino, fino a quanti anni. Allora i piloti a 31-32 anni, Cadalora e tanti altri, avevano smesso, capito? Certo. E quindi io ero uno che un vecchio che andavo a rompere le scatole, appunto, per i giovani, sai, i giovani come sono. Mugello 98 è stato il giorno più bello della tua vita agonistica? Beh, Mugello 98 si vede che era destino che io dovessi vincere la gara, perché non avevo fatto la pole position che avevo fatto altre volte, con i miei tecnici mi ero un po' arrabbiato perché non c'era stata un'intesa, ma sai, dall'adrenalina, queste cose qui. Poi siamo partiti, è venuto fuori questa gara in due manche, dove io ovviamente mi sentivo forte, ma sai contro chi combattevo? Insomma, combattevo contro dei signor piloti che poi hanno dimostrato col tempo quello che sono diventati. E quindi quando c'è stata la ripartenza, non so il perché Valentino e Capirossi, allora Arada aveva avuto un problema che si era in partenza nella mas prima, Valentino e Capirossi, che invece eravamo in lotta quando ci siamo fermati assieme, si vede che che cosa abbiano avuto non lo so, e io sono, Arada è partito bene, mi sono messo dietro e con i miei tecnici avevo detto datemi il tempo su Valentino, che era quello che io avevo come rivale, capito? E loro mi davano quello lì e io ovviamente, ti dico la verità, dentro di me mi sentivo di poter vincere anche la gara, nel senso passare primo davanti al traguardo. Ma visto la cosa che c'era in palio la vittoria, ho voluto evitare qualsiasi rischio e mi sono messo dietro ad Arada. Te penso un po' un aneddoto, questo. Arada, a due giri dalla fine, era, con i tempi, era a mezzo secondo da Valentino, che invece di fare terzo poteva fare secondo. Non so il perché, ha rallentato leggermente ed è arrivato terzo, capito? Alla fine del mondiale, quello è il mondiale del 98, ti ricordi? Quello che certo. È fra lui e Capirossi. Se lui fosse arrivato secondo, avrebbe vinto il mondiale anche dopo la caduta con Capirossi. Quindi, per dirti il mondo com'è, ecco. Certo, ricordiamo che appunto quella gara del Mugello fu interrotta per la pioggia, quindi fu fatta su due manche. Marcellino, tu hai corso con tutti questi piloti fortissimi. Pensi che se fosse cambiato qualcosa nella tua gioventù, ti avesse dato più fiducia, avresti potuto essere a livello di un Rossi, di un Arada, di un Capirossi,
o ti mancava comunque qualcosa? Allora, ti dico la verità, a livello velocistico, a livello di pilota puro, non mi sentivo... Oddio, Valentino, ti dico la verità. Valentino, quando io l'ho incontrato, ho fatto il mondiale con lui nel 99, capito? Nel 99 che io sono passato col team Dr. Shop, col team Dr. Shop, e feci così, feci parte del mondiale, perché dopo... La squadra ebbe dei problemi economici, finanziari, e quindi andò via. Andava veramente forte, ti dico la verità. Aveva sicuro mezzo secondo buono a parità di moto. Andava e l'ha dimostrato, vinceva le gare come voleva. Con gli altri, ti dico la verità, me la sentivo di potermela giocare. Poi tutto un campionato ci vuole anche un discorso mentale, ci vuole un discorso proprio a livello di testa, preparazione, che allora io magari da come venivo, che facevo 3 gare, 2 gare, 1 gara così, non avevo. Però come velocità non mi sentivo da meno. Senti, ci racconti un po' come erano i vari piloti, cioè tu hai collaborato con Reggiani, Arada, Capirossi. Come li ricordi, chi era il più forte? Io dico la verità, a parte qualche aneddoto con Max che lo capisco benissimo, con tutti gli altri piloti io mi sono trovato veramente bene con tutti. Andavamo con Arada forse era il più signore di tutti, sai, giapponese, sempre educato, sempre gentile, dicevo: oh, sei andato forte, magari avevi fatto un giro forte, ti veniva a dire: oh, sei andato forte. Lui era anche la sua signora. Con Reggiani ho sempre avuto un rapporto, ci conoscevamo poi da tempo, essendo vicino, di abitanti vicino di casa, c'è sempre stato un rapporto di amicizia, di collaborazione, bene. Anche con Melandri, con Capirossi, sai, lui abitava più lontano, però diciamo che io con i piloti che ho avuto a che fare, sono con l'amico, con tutti, mi sono sempre trovato bene. Capito? Chi è il pilota più forte con cui hai corso in assoluto? Quello che hai detto, caspita, questo Rossi? Nel mio caso Rossi, nel mio caso diciamo Valentino. Allora, c'erano delle giornate che Arada era fortissimo. Lo ritengo alla pari di Rossi senza problema. Ma solo che Valentino nelle giornate le aveva quasi tutte. Arada c'aveva una giornata che magari non gli entrava lì e faceva più fatica. Però, diciamo, erano due che nella 250 parliamo, perché dopo nella 500 è stato tutto un altro discorso. Erano due piloti che non ci facevano andare forte. Marcellino, tu hai lavorato a due moto molto strane, particolari, c'è cioè la 500 due cilindri e la Cube. Prima hai anche corso. Come te le ricordi? Potevano andare meglio? Allora, la Cube aveva quasi le caratteristiche. No, allora, partiamo dalla 250 bicilindri. La 250 bicilindrica, ti dico la verità, si assomigliava molto alla Cube come erogazione, nel senso che era una moto, allora in quel periodo lì i controlli di trazione elettroniche così eravamo veramente scarsi, eravamo a zero, capito? E la bicilindrica cosa aveva? Se tu, per esempio, ho corso con la bicilindrica in Austria e la moto era sempre per aria, sempre prima, seconda, terza, quarta, non riuscivi a darci il gas perché ti ribaltavi di dietro. Poi non riuscivi ad andare perché non c'era, per esempio, la prima curva dopo i box e il rampino in alto che si faceva di prima così, quando andavi a dare il gas, che partivi da velocità molto molto basse, la moto si ribaltava di dietro e quindi dovevi dosare il gas, dovevi tenere il freno di dietro tirato,
era veramente un casino riuscire a fare scaricare i 130 cavalli o 120 che avevamo con quel peso lì. Poi dopo invece a Brno, che è un circuito molto più veloce, diciamo tipo il Mugello, dove sono delle curve più veloci, lì lottavo per la decima posizione, avevo fatto anche mi pare il sesto, ottavo tempo, quindi singolarmente ero anche andato forte, capito? Poi dopo in gara con le quattro cilindri cosa succedeva? Facevi la curva e loro ti ostruivano, perché ovviamente erano più lenti di me. Uscivano dalla curva, gli davano il gas, andavano via, tu li andavi a riprendere in frenata e al centro della curva loro erano sempre in mezzo e ti facevano curvare più piano. Quindi se un pilota andava più o meno come te, non lo sorpassavi più. E difatti mi ricordo che feci una gran lotta con un pilota inglese che aveva una Yamaha 4 cilindri e il rettilineo mi dava 30 metri, frenate in curva li prendevi e nel rettilineo dopo te li ridavo. La Cube invece era una moto, diciamo, caratteristiche tecniche di erogazione uguali, molto molto scorbutica, perché anche lì noi era la prima moto che facevamo con quattro tempi di un certo livello con l'elettronica, visto che l'elettronica la volevamo fare tutto in casa, non ci eravamo affidati come la Ducati alla Magneti Marelli, controlli di trazione non c'erano, facevi fatica e la moto era scorbutica, aveva una potenza della Madonna, però la frizione non andava ed era sbagliata completamente. In più l'erogazione, la moto era veramente difficile da mettere a punto. Oltre una ciclistica, un posizionamento dei pesi che ancora non conoscevamo quelli di adesso. Certo. Hai visto Pedrosa, che è andato, il tuo collega, è andato forte. Alcuni dicono che sia una dimostrazione che i piloti della generazione precedente erano più forti. Tu cosa pensi delle prestazioni che ha il collaudatore in gara? No, allora, io sono convinto che Pedrosa era uno che era un signor pilota e l'ha sempre dimostrato nella sua carriera, che era un gran pilota e ha ancora voglia di dargli del gas. In più, una moto messa a punto bene, perché la KTM sta dimostrando coi fatti che incomincia a essere la contendente forse numero uno più che l'Aprilia in questo momento alla Ducati, quindi c'è questa cosa qui. Ha avuto il vantaggio di fare i test essendo una wheel car prima della gara. In più aveva anche un telaio in carbonio che magari qualcosa in più gli ha dato. Però quando tu fai dei record delle piste e sei a un decimo, due decimi, tre decimi, credetemi ragazzi, questi vanno fortissimo. I piloti di oggi, i piloti degli ultimi 10 anni, credo, non sono più come noi che andavamo in moto, ci allenavamo quando avevamo voglia. Questi qui sono degli atleti veri e propri, dalla mattina alla sera, e sono, le moto sono difficilissime da guidare, ci vuole uno sforzo fisico della Madonna, e ogni era c'è il suo campione. Agostini dicevamo che vinceva perché non c'aveva nessuno. Ago era un signor pilota. Valentino ha vinto perché non c'era nessuno, ha fatto 20 anni, capito? Quindi i piloti delle moto, credetemi, non è che vanno più piano più forte, è che in quel momento lì la tecnica, la tecnologia che c'è, e Pedrosa è uno di quelli che è rimasto al passo, capito? Perché certo, si è fatto vedere il salto che gli ha fatto fare alla KTM contro la Honda, che dopo che è andato via lui abbiamo visto.
La Moto 2 ti piace o è un monomarca rispetto alla 250? Come la valuti? La Moto 2 non mi piace niente, ma però devo dire che i piloti che vanno forte con la Moto 2 e passano nella MotoGP, i fatti ci dicono che i campioni sono venuti fuori tutti da lì. A me tecnicamente e cosa diciamo mi fa confronto alla 250 che avevamo noi, diciamo non mi entusiasma. Marcellino, un'ultima domanda: ti danno il Mugello, un mese puoi girare quanto vuoi con una Moto 2 giorno, notte, tutto, e dopo un mese c'è la gara, riesci a qualificarti per la Moto 2? Sì. Non lo so, non credo. Allora, io sono andato a girare ancora con le mie moto, c'ho balestrazzi di Fiorano che c'ha delle Aprilia, quelle che dà quando vanno a girare con le Aprilia 250, sono tutte le sue, non sono di Aprilia, sono tutte le sue, sono moto perfette come quando correvo io. Il discorso è che la testa vuole dire di sì, ma il corpo dice di no, quindi è meglio non farlo perché ci faremo sicuramente del male.